sono piuttosto commosso. Sono stato chiamato qui in teoria a fare alcune riflessioni sul libro, poi hai allargato il campo, cercherò di essere di rispondere un po' alle alcune domande che hai fatto. Intanto vorrei ringraziare molto la signora Gianna e tutti i familiari che sono qui presenti, ai quali per lunghi anni mi ha legato un grande affetto, e soprattutto la signora Gianna che aspettava oltre mezzanotte quando si continuava a discutere a orari assolutamente impossibili, perché quello che non ha detto lei stasera è il disordine di tutto questo, di questo pensiero che si accumulava, no? E poi finiva che mi diceva, c'ho questi appunti qui, Romano, lei, perché mi dava sempre di lei che è una buona massaia, io l'ho chiamata qui. E allora cercherò come buona massaia di fare un po' il riassunto, no? Di tante conversazioni, di tanti insegnamenti che Andreatta ci dava, e che e questa è la cosa, il sentimento che volevo esprimere. Guardate, diventano sempre più attuali, anche se non sono completamente d'accordo, perché i problemi sono gli stessi, poi lo vedremo, ma direi il contenuto dell'insegnamento mi viene fuori continuamente, no? Cioè se ci fosse Andreatta, questo cosa direbbe su questi problemi. Però nello stesso tempo, è passato così poco tempo, ma i problemi sono, si sono aggiunti dei problemi talmente grandi, talmente nuovi, a quelli che insieme tante volte abbiamo discusso. Pensavo stamattina, preparando questo, che cosa direbbe Andreatta sul problema delle migrazioni. Cioè, le uniche cose che si trovano nel libro, che è una riflessione che bastano tre righe, sono i figli degli immigrati, sia gli italiani. Che la roba, con quattro parole, e ti dà la definizione di tutto quello che avevi in testa. Ma pensiamo al fatto che quando ci ha lasciati il problema dell'immigrazione era un normalissimo problema. Non solo, ma tu hai ricordato prima, e lo ricorderò dopo, quanto lui insisteva sul debito pubblico, sul problema dell'inflazione. E oggi siamo in completa deflazione, no? Proprio si è rovesciato anche sotto questo aspetto il mondo. E l'altro rovesciamento, e su questi tornerò dopo, è sul fatto europeo. Cioè, Andreatta non ha vissuto l'arretramento dell'Europa. Ha vissuto tutto l'avanzamento con le difficoltà, i problemi, le curve, ma non ha mai vissuto l'arretramento dell'Europa. Ed è, ho riflettuto varie volte su come lui reagiva sempre in modo diretto, in modo così forte agli avvenimenti, come avrebbe reagito a questi grandi mutamenti della storia. Il metodo etico, laico, con le caratteristiche che descrive le domande è sempre lo stesso, ma il rovesciamento dei problemi è veramente impressionante in pochi anni, e questo ci dimostra come il problema della politica sia una sfida continua, insomma, non possiamo mai accontentarci guardando al passato, ma sempre guardando al futuro. Questo libro è un libro, secondo me, di straordinaria efficacia, perché ovviamente prendendo discorsi, eccetera, ha ripetizioni e ha delle sovrapposizioni, ma ha una forza e una coerenza di pensiero che sono fortissime, ed è il primo elemento per me straordinario, perché non l'ho trovato in nessun politico, è quello che hai accennato tu prima. Cioè è interessato alle politiche e alla politica, mentre mi sarebbe sempre stato interessato alle politiche, ma non alla politica, cioè a come organizzare il partito, a come organizzare le procedure elettorali, a come tutti i discorsi che facevano sul finanziamento dei partiti, tutte queste cose che all'esterno sono andate poco, costituiscono un'enorme parte del contenuto di questo libro. E
questo derivava dalla sua insaziabile, questa è proprio insaziabile, curiosità intellettuale. E l'altra caratteristica che ha richiamato parzialmente era proprio quella di dialogare con gli altri. Cioè, io ho sempre visto i politici o che affidavano agli esperti di preparare tutto e poi concludevano con un discorso letto, eccetera, o altri che invece parlavano in prima persona, non ascoltando nessuno, o ascoltando al massimo lo spin doctor, che è una figura tipica che ci viene dall'Inghilterra, del governo di Blair, che è cioè la specie di uno spirito che sta dietro al politico e che lo guida, lo conduce, che a volte è uno, due o tre persone. Richard Beata aveva una caratteristica assolutamente unica, che la curiosità intellettuale, i suoi problemi, lo portava a dialogare con mille persone, un vero disastro dal punto di vista di chi gli stava vicino, nel senso che quando trattava di un problema voleva i migliori esperti di quel problema, fossero coerenti con le sue idee o fossero contrari. Tant'è vero che molti poi mi proveravano che tanti di quelli con cui avevo interagito avevano anche lavorato in politica contro di lui, potrei fare tantissimi nomi di giornalisti che poi lo hanno duramente attaccato, eccetera, perché aveva un metodo di lavoro che io non ho trovato nessun politico, cioè quello di prendere in ogni materia gli esperti e per turni e turni bombardarsi per documentare, bombardare e bombardarsi per documentare per approfondire il problema. E questo è veramente una caratteristica unica, perché poi lo faceva su tutti i temi. Mi ricordo i dibattiti sulla scuola, quanta gente che era per intorno. Mi ricordo i dibattiti sulle politiche del welfare, sulla politica estera e soprattutto, perché poi divenne anche un aspetto professionale, sui problemi che allora mi erano abbastanza strani della difesa. Come ha affrontato il Ministero della Difesa è impressionante, perché esperti italiani, esperti stranieri, ma come è organizzato l'acquisto degli armamenti, come l'ufficio di coordinamento, quanto si compra in Italia, quanto si compra all'estero, cioè un'enorme capacità di lavoro lo portava quindi a divenire nel settore specifico estremamente esperto ed estremamente curioso. E cito il Ministero della Difesa, perché è stato Ministro della Difesa del mio governo e mi ha assolutamente incantato come è riuscito immediatamente a catturare l'attenzione di tutti i generali e gli esperti militari con un'analisi di tutti i problemi che si ponevano di fronte. Le lunghe discussioni sulla riforma del bilancio della difesa, sui modelli organizzativi. Mi ricordo ad esempio il lunghissimo dibattito sul problema della leva obbligatoria. È un problema che apparentemente è militare, in pratica è il problema della società civile. Mi ricordo anche perché erano dei casi in cui ci trovavamo abbastanza in contrasto, proponendo gli stessi obiettivi, no? Perché entrambi pensavamo che la leva obbligatoria volgesse a termine, come in tutta l'Europa, come ormai in tutto il mondo, anche perché i ragazzi non la vogliono più fare, ma per mille motivi. E io avevo un'idea abbastanza, così se volete, molto semplificatrice, di sostituirla con un servizio allo Stato di 7-8 mesi obbligatorio per uomini e donne e uno scegliesse un civile militare. E su questo Andrea era perfettamente d'accordo, ma quindi denota il carattere suo. Perché comincia mi ricordo il termine, comincia ad analizzare il problema dicendo: ma caro professore, non è sempre che questo possa aprire la porta alla cialtroneria, cioè a coloro che si imboscano, vanno in uffici, fanno sintomitare, lo fanno finta, eccetera. E su questo
cominciato ad analizzare tutte le esperienze che venivano fatte riguardo a questo singolo capitolo, cioè la cialtroneria o meno, no? Poi il governo Calvi il problema fu semplificato, da leva volere la leva e così sia. Quindi, ma questo vi dice quanto ci fosse la passione civile, dicendo sì, il servizio allo Stato per gli uomini è estremamente importante, ha ragione lei, però quindi, noi prima dobbiamo organizzare in modo ferreo il modo con cui questo servizio viene fatto, altrimenti cadiamo nella cialtroneria, che era un termine che lui amava molto spesso, no? Nel definire cioè le cose fatte male, fatte in fretta o senza il dovuto, o senza la dovuta riflessione. Ecco, quando vi dicevo prima, mi colpiva l'attenzione che portava ai problemi politici organizzativi, in modo attualissimo, qui mi aggancio a quanto ha detto Enrico prima, cioè per lui la ossessione era il problema della etica nell'ambito del partito. Ma anche qui, no, il discorso generale o generico, no, quanto lui si dedicò al problema del segretario amministrativo del partito che non doveva avere l'immunità parlamentare in modo che fosse responsabile di tutti gli atti e non si rifugiasse nell'immunità parlamentare per fare sotterfugio o per comportarsi in modo non etico. Figuratevi se questo poteva essere in corso di partiti errori, quindi il segretario del partito era l'agnello sacrificale, no? O quantomeno era colui che per questo motivo doveva avere la tripla immunità parlamentare. E quindi questo dice, sapeva benissimo di questo problema, ma lo affrontava col suo sistema in modo diretto e in modo assolutamente senza coprirsi su nulla, su nessuna difesa di carattere particolare. E sempre sul partito, il problema della segreteria, il problema del partito, il problema dominante era un altro dei problemi dominanti, oltre al fatto etico generale, era la disfunzione che le correnti organizzate portavano nel partito. Per cui cercava sempre di spostare l'elezione del segretario al congresso generale del partito in modo da poter in qualche modo diminuire la forza e la portata delle correnti. E anche con proposte che forse non erano neanche organiche, ma ad esempio un altro dei grandi problemi era il peso del costo dei partiti deve essere portato sulle spalle degli iscritti, per cui tutti i progetti di aumento del costo del tesseramento in modo che l'appartenenza fosse anche un sostegno finanziario. Problema che indubbiamente anche questo era abbastanza utopico, ma che aveva un grandissimo significato nella direzione di una correzione etica da parte degli partiti. E l'ultimo punto che ricordo su questi temi era sempre la verifica del bilancio dei partiti da parte di società di revisioni. Quello che lui diceva, insomma, siamo in un paese in cui una piccola società quotata in borsa deve essere sottoposta a mille revisioni, e allora perché un grande partito come la Democrazia Cristiana o il Partito Socialista non devono essere anch'essi soggetti a una revisione. Cioè c'era un contenuto fortissimo di mistura di tecnica e di etica per guidare la vita politica del paese.
nell'ultima parte, naturalmente, dell'analisi, no? Con il passare del tempo, così, il degrado della vita politica dei partiti, a questo si è aggiunto il problema che lui affrontava in modo abbastanza diversificato dal tempo, quella delle primarie, che alla fine finì con l'appoggiare, nel senso che appoggiarlo più come necessità di fatto che non problema, che non proposta che risolvesse tutti i problemi, cioè in poche parole, di fronte alla caduta dei partiti diventava come fatale l'americanizzazione dell'organizzazione dei partiti. E mi ricordo in questo caso le discussioni erano a triangolo, perché c'era molto spesso anche Paresi, che aveva analizzato la situazione americana in cui la primaria era venuta fuori dal momento in cui il partito si era adagio trasformato in un semplice comitato elettorale. E allora, di fronte a questa caduta di importanza della struttura nell'organizzazione formativa dei partiti, la primaria diventava almeno un male minore nella selezione di coloro che dovevano reggere il paese. Ecco, queste sono ripeto, l'interessamento proprio alla macchina politica che Andreatta aveva. Tuttavia il suo grande interesse ovviamente erano le politiche. E qui abbiamo un discorso variegato, importante, a volte anche molto complicato, soprattutto ci sono state due fasi nella vita di Andreatta, no? La prima fase che non chiameremo rigorosamente keynesiana, nella quale io tuttora mi identifico, con una fase molto più critica degli aspetti di intervento pubblico e keynesiana, che si tratta della seconda parte della vita di Andreatta. Questo è appunto un tema di influenza sui dibattiti politici, cioè in una prima fase certamente Andreatta non avrebbe fatto un'analisi del pensiero di Sturzo come ha fatto nella seconda parte, che ha richiamato in modo fondamentale parentesi, e soprattutto cercando di analizzare come mai analizzare questo strano fenomeno che era Sturzo, no? Siciliano, in fondo ridotto in un modo provinciale isolato, che bene che era lo Stato degli Stati Uniti, ma che poi era diventato globalista, liberista e portatore di una dottrina economica completamente diversa da quella con cui era nato. E in questa seconda fase ci sono anche delle proposte importantissime di Andreatta, perché non dobbiamo dimenticare che è la fase in cui propone il famoso protocollo Andreatta-Valmiert, in cui ci si obbliga, come era in questo caso dottrina comune, da tutti condivisa, ma lui ne pone i paletti molto precisi, si obbliga a una riduzione della presenza pubblica dell'economia, prima attraverso una riduzione del deficit delle imprese a partecipazioni statali e poi un vero e proprio processo di uscita delle imprese pubbliche dall'economia. Questo è un passaggio di Andreatta estremamente importante ed estremamente interessante, che ha portato a conseguenze politiche molto, molto profonde. Pensiamo, ripeto, come ho detto adesso, all'accelerazione nella riduzione del ruolo delle partecipazioni statali, pensiamo alla chiusura della del Sud, alla fine della Cassa del Mezzogiorno, cioè a decisioni di una importanza enorme, decisioni che non si sarebbero potute prendere senza un grande cambiamento del pensiero politico che ci stava dietro, perché erano cambiamenti radicali dello Stato e che in quel momento erano richiesti non solo dall'opinione pubblica italiana, ma anche dal quadro di riferimento europeo a cui noi dovevamo.
dovevamo, con cui noi dovevamo fare, assolutamente i conti. E sotto questo aspetto è estremamente interessante anche tutto il discorso della, della politica del welfare. In un, io lo chiamo un faticoso compromesso, cioè quando mi analizzavo il famoso il faticoso compromesso della Costituzione fra mercato e dirigismo, fra liberismo e socialismo, fra giustizia e libertà, con soluzioni che tutte le volte erano assolutamente empiriche, no? Cioè anche queste studiate molto a fondo, caso per caso, con una preoccupazione però di non violare mai i fondamenti, le regole fondamentali del bilancio dello Stato. Questo era, come hai detto prima, uno dei problemi fondamentali e quindi quando si discutevano tutte le leggi sul pensionamento, il problema dell'equilibrio di lungo periodo e quindi del passaggio di un paese sano alla generazione futura, questo era continuamente, ripeto, continuamente presente, facilitato ovviamente dal mestiere che faceva, che padroneggiava, cioè dei conti economici di lungo periodo, per cui Andreatta non correva mai il vizio che si corre oggi nella politica di tutto il mondo, cioè della, del pensiero breve, cioè dell'ossessione elettorale che sta minando la democrazia di tutti i paesi, cioè questo non è un problema italiano, ma ormai il caso greco lo dimostra, quando scoppiò il caso greco era un problema assolutamente gestibile, erano 30 miliardi di euro, che invece meno del 2% del prodotto europeo, un problemetto che si poteva risolvere, ma c'erano delle elezioni regionali nel Nord-Rhein-Westfalen, quindi ripeto, le elezioni regionali, neanche le elezioni di carattere nazionale, anche se Westfalen ha 19 milioni di abitanti e quindi una regione importante, e la Merkel, quindi parlo di uno statista che aveva la possibilità di prendere decisioni, ma stretto dalla sua politica interna, ha rinviato le decisioni di 3 mesi e i 30 miliardi erano diventati nel frattempo 300. Quindi, ed è un problema, guardate questo, lo sottolineo perché non è una roba da poco, cioè la decisione della politica sulle elezioni prossime è la vera tragedia della democrazia. Rivelavano in tutti i colloqui interessantissime, molti con i politici cinesi che non hanno questo problema evidentemente, no? Che però volevano di fronte al fatto, cioè avete elezioni comunali, provinciali, regionali, statuali, e siete sempre lì a votare, ovviamente la mia controrisposta era che ci siamo affezionati, l'obiezione era state attenti che con i moderni sistemi di indagine demoscopica, ogni piccola elezione è diventata un'elezione di carattere politico nazionale. E quindi il problema non è il solito problema di un tempo, ma è un problema nuovo, perché non avete mai il momento della decisione di lungo periodo. Lo dico perché anche altri invece, se volete, esagerava nel senso opposto, pensava, come vi ho detto prima, sul discorso dei partiti, no? Ci univa un aspetto di utopia e pensava a quello che era il bene per il paese per lunghissimo tempo senza abbreviarsi, senza pensare, cioè saltando l'interesse politico del quindi era un Andreatta insolito, quello che diceva prima, penso alle elezioni comunali, non ci pensava a farlo, no? Quindi perché pensava sempre. E questo tocca un altro tema molto delicato a cui la Colliberti ha alluso prima, cioè ricordiamoci che per il discorso del Banco Ambrosiano
non so, ricordo il discorso dell'82, se non mi sbaglio, in cui richiamava la responsabilità anche della IOR e quindi indirettamente alla Santa Sede, giustamente tu hai detto che per 10 anni è stato estromesso dalla politica. Ora, se noi prendiamo questa analisi della IOR di Andreatta, è infinitamente molto più benevolo di quello che fa il Papa, al giorno d'oggi, cioè non c'è confronto, insomma. Sotto questo aspetto siamo stati un po' sfortunati. Perché evidentemente anche sotto questo aspetto si dimostrava un discorso di dire no, gli interessi di oggi sono questi, infatti c'è il discorso, un rapporto con Andreotti su questo tema che è estremamente impressionante da leggere per la sua frontalità, chiamare sua attualità, e beh, anche sotto questo aspetto imposta il discorso di lungo periodo pagando il prezzo che l'esperto cinese che diceva la nostra democrazia non vuol mai pagare. Allora, questo secondo me è l'insegnamento più grosso che noi dobbiamo prendere, cioè se noi non immettiamo nel dibattito politico il senso della storia, no? Il senso della necessità che i provvedimenti vadano anche per domani, noi distruggiamo veramente il dinamismo della nostra società. Certo, questo esige anche molto disinteresse, molta capacità di distaccarsi dai problemi, cosa che andrà davvero e che probabilmente suscitava in questo, uso il termine in modo appropriato, l'invidia di tanti altri politici perché aveva, come hai chiamato tu, un suo mestiere ben preciso e poteva quindi permettersi di fare tutti questi discorsi perché non aveva l'angoscia di vivere della politica, però questi sono, secondo me, problemi di vitale importanza. Noi riprendiamo a pensare al lungo periodo oppure diventa un problema molto serio affrontare e risolvere i problemi della società che sono tutti di lungo periodo oggi. L'immigrazione, le pensioni, la scuola. Ditemi voi qual è il problema che si può in qualche modo concludere nel breve periodo. E siccome l'orizzonte si è accorciato, noi finiamo che non diamo le soluzioni che dovremmo dare. Un'altra riflessione che noi dobbiamo, di cui dobbiamo tener conto sempre in questo quadro era le infinite discussioni su cosa era indispensabile conservare del welfare state. Questo è un discorso di un'attualità enorme perché una delle cose che più mi preoccupa della politica di oggi, di quello che viene oggi, è che noi stiamo arretrando facendo finta di non accorgersene. Questo è il grande dramma, cioè è un ticket, è un prolungamento delle visite, è un passaggio alla medicina privata, è la scuola che non dà più il sostegno nel pomeriggio, adagio adagio è una specie di grande ritirata e per chi come me ha vissuto tutta la metà della sua vita in cui invece ci si avanzava in questa materia, ecco, questo è un dolore vero, insomma, perché guardate che se continua così fra 20 anni ho messo il problema della pensione dei giovani oltre a questi, no? Guardate che noi stiamo andando verso una società con una protezione scarsissima e siccome il motto della campagna elettorale che facevamo assieme, la vera grande campagna elettorale del 96, era molto semplice:
il welfare state è la più grande conquista del XX secolo. Questo era lo slogan. E noi stiamo ad agio scalciofando, tirando via ogni giorno un pezzo di welfare state. E qui è il momento, secondo me, di fare un esame di coscienza, cioè di dire dove dobbiamo andare, se questo ci sta bene, perché poi si lega all'altro grande problema che ai tempi che non era emerso ancora così chiaro, però già si facevano lunghi discorsi in materia, cioè dell'aumento della divisione di ricchezza e di reddito, dell'aumento della distanza fra i ricchi e i poveri della società, che è identico al discorso del welfare state che facevamo prima. Cioè stiamo attenti che accanto alla mancanza di sicurezza noi stiamo ottenendo la brutale mancanza di reddito, cioè con il problema della flessibilità, con il problema della, di vivere in un mondo in cui il cambiamento professionale è un fatto quotidiano, noi finiamo, anzi siamo già finiti nel fatto che tutto quello che è mobile è anche tutto quello che è meno pagato e quindi tutta la nuova generazione viene a vivere di reddito che ci porta a situazioni molto, molto indietro della società italiana. Ecco, questi sono i messaggi, secondo me, che sono importantissimi, insieme all'ultimo grande aspetto, che è quello europeo. Qui è stato male, ci è mancato nel dialogo, nel momento in cui ancora l'Europa sembrava un corpo che avanzava, ed è in questo senso uno degli aspetti che più è mutato rispetto allora. Non ci salta neanche dalla testa del cervello di non avere come riferimento l'Unione Europea, criticavamo, prendevamo in giro i commissari, eccetera, eccetera, ma era un'Europa che continuamente avanzava, no? Quando ancora nel 1999 ero appena stato eletto Presidente della Commissione Europea ed ero all'aeroporto di Montreal quando mi diedero la notizia del malore. Ancora c'era un'Europa che preparava l'allargamento, l'euro, la Costituzione, quindi l'Italia aveva un punto di riferimento, un'ancora sicura. Spesso mi chiedo come parleremo con l'Italia di un'Europa, di un'Italia disancorata, no? in cui ci poniamo i problemi bene. Cioè, l'idea che si potesse in qualche modo minacciare Premio, anche se in questo caso devo ripetere quello che ho detto prima, poi finisco perché vedo che sono stato anche troppo lungo, che anche in questo caso vedete che le decisioni sul Premio sono proprio decisioni di politica interna, no? Sono passato al Premio l'altro giorno e c'era un piccolo scavatore che giocava così, insomma non c'era niente, no? Era tutto un fatto per gli elettori, creando però un'angoscia terribile in tutta l'Europa. Ecco, quando noi lavoriamo in questo modo, lavoriamo proprio contro gli insegnamenti etici che ci ha dato Andreatta. Questo che dobbiamo ricordare anche con la piazza, grazie sindaco perché l'aspettavamo onestamente, stavamo preparando una lettera per lei, quindi ci ha preceduto. Non solo una piazza, ma un ricordo di un insegnamento di una coerenza politica ed etica che per tutti noi è un insegnamento che non deve assolutamente finire. Quanto a me, mi accontenterò di darlo tutta.